Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, la prima volta che ne faccio uno così. Vi porto a vedere il mio orto. Servirà anche a me nei prossimi anni per vedere poi l'evoluzione da un orto all'altro, da un anno all'altro. Allora, quest'anno ho iniziato col recintare la zona dell'orto, è circa un 10 metri per 10. Qui dentro ho tutte le orticole e come vedete io uso, anzi faccio un grande uso del telo pacciamante, pro e contro come tutte le soluzioni, però per chi come me ha problemi di tempo, visto che lavoro, è una soluzione buona perché evito poi di dover eliminare le infestanti e questo mi porterebbe via un sacco di tempo che non ho. Al di sotto dei teli ho tutto l'impianto a goccia, il tutto gestito da una pompa ed è azionato manualmente per adesso, poi dovrò mettere un temporizzatore che azioni sia la pompa che l'apertura della valvola dell'acqua. Entriamo nell'orto, ho fatto due ingressi, devo terminare, uno di qua e uno di là. La rete l'ho messa per difendermi soprattutto dai caprioli e dall'istrice. L'anno scorso, se mi avete seguito, ricorderete che l'istrice lo allevavo come un figlio, nel senso che si mangiava tutto, meloni, angurie, patate, tutto. Ho cercato di dividere l'orto in zone. Qui ho lasciato lo spazio per le zucchine, ne abbiamo 6 da frutto e 6 da fiore. Ancora non sono colpito all'oidio, quindi va bene, va benissimo. Qui abbiamo i cetrioli, vi racconto brevemente la storia dei cetrioli. Avevo messo 6 piantine prima del freddo, delle piogge di maggio, terminate queste non partivano, allora ho acquistato altre 6 piantine, poi sono partite tutte insieme, adesso mi ritrovo con 12 piante di cetrioli, tra un po' dovrò regalarle perché sono veramente tante. Qui ho acquistato un paio di piante di anguria innestate, siamo a questi livelli, oggi siamo all'inizio di luglio, giusto per capire un po' come sta andando l'orto. Questa è una delle zucchine da frutto, ecco, devo rifare il trattamento con acqua e aceto per via delle formiche, sono tornate. Il trattamento è durato circa 15 giorni, quindi sono più che soddisfatto. Adesso sono partite le zucchine, è stato un periodo che non partivano, cioè non crescevano, ce n'erano tanti e piccoli. Come vedete io qua le ho lasciate libere, avendo il telo non ho problemi se i frutti toccano per terra, non marciscono. Non ho quindi il problema di dover incannare e mettere i tutori anche alle piante rampicanti. Le lascio libere così, mi ci trovo bene. Abbiamo un altro paio di angurie normali. Un po' di basilico. Ne avevo piantato 6 piantine e sono morte tutte con quel freddo che vi dicevo. Ne è rimasta soltanto una. Questa è una sorpresa per me. Non lo so come è venuta fuori questa pianta di pomodori. Questa non è la zona dei pomodori. Non ricordo di averla messa questa piantina. Non avrebbe avuto senso metterla qui. Non lo so, me la sono ritrovata e la tengo, visto che è vigorosa. Qui abbiamo la zona delle insalate. Come vedete qualcuna va in fiore. Non butto via nulla, prendo, la do alle galline che sono ben contente. Queste le ho tirate su io dai semi, queste qua, molto belle. Ecco, qui abbiamo la zona delle melanzane. Stesso discorso, queste a destra sono le prime che ho messo. Maggio è passato, non hanno attecchito bene, avevo messo giù altre 6 piantine. Alla fine sono partite, adesso aspetto il loro turno. Qualcosa stanno già producendo, poca roba. Qui anche in questo caso il frutto che tocca a terra, avendo il telo, non mi porta nessun tipo di problema. Qui iniziamo con i peperoni. Qui ho commesso un errore, ho messo i peperoni troppo vicino ai cetrioli, non mi ero ricordato che questi avanzano e creano una giungla, quindi il prossimo anno mi devo ricordare di lasciare un po' più di spazio. Questi sono i cetrioli che vi dicevo,
è produzione continua, ogni giorno ne raccolgo 4-5 di grosse dimensioni. Allora, vi dicevo, ho fatto una grossa fila di peperoni, ce ne sono sia gialli che verdi, rossi e soprattutto friggitelli, che a noi piacciono molto. Per adesso non ho ancora, non hanno prodotto molto. Il problema è che, essendo piantine giovani con poche foglie, e visto il caldo di giugno, molti frutti si sono bruciati, ho dovuto toglierli. Questi sono i friggitelli. Quindi in totale saranno una ventina di piante di peperoni, tra le varie qualità. Ecco, vedete che vi dicevo? Questo è bruciato, per esempio. Bruciato dal sole. Questa poi la toglierò perché è cotta, non è più buona. Abbiamo poi 130 piante di pomodori. Sono tre file. Ho messo le canne in questo modo, sono un paio d'anni che le metto così e mi sto trovando bene. Abbiamo i primi che ho messo, tutti questi che vedete li ho tirati su io dai semi, tutti. Qualche piantina mi ha dato qualche mio amico, ma sempre fatta dai semi, guardate che bello questo. Sono tanti pomodorini. Metto a favore di luce. Molto belle. Ormai quelle più vigorose hanno raggiunto la mia altezza. Siamo intorno all'1,70. Intorno all'1,90 le cimerò, eviteranno poi eventualmente di crescere ancora. Terrò, a differenza dell'anno scorso, un getto ascellare in alto, 1 o 2, e quindi poi farò maturare più frutti in alto. La grandezza dei frutti mi interessa relativamente, noi quest'anno faremo conserva, salsa, quindi mi interessa un numero congruo, ecco, insomma. Non dovendoli vendere, mi interessa poco che siano grandissimi, belli, come il mercato richiede. Questi sono i Tondo Roma. Questi sono i Luana. Ecco, questi sono tra i pochi che ho acquistato. Luana e pomodoro nero, sono di orto mio. Sono tra i pochi che ho acquistato quest'anno. Qui vedete ancora le anze di potature di ieri, devo toglierle, non guardate il casino, ma come vi dicevo, avendo poco tempo faccio le cose e poi non riesco a terminarle. Siamo molto indietro come maturazione. Oh, abbiamo il primo col sedere nero. Terrò monitorata la cosa e probabilmente farò già il primo trattamento con calcio fogliare. Questa è una sorpresa anche per me, speravo di essermelo evitato, visto che ho fatto una buona concimazione invernale del terreno, ma evidentemente non basta. Qui ho messo qualche pianta di mais, giusto per avere qualche pannocchia. Queste le irrigo a mano. Ecco qui. Queste invece sono l'ultima fila, un po' particolare, sono le più piccole. Sono piante di pomodori misti vari, fatti da semi bio, non F1. Quindi questa fila a me serve più che altro come fila da seme. Estrarrò i semi per l'anno prossimo. Ho comprato dei semi certificati. Come ho detto su Instagram e su Facebook qualche giorno fa, se avrò una buona estrazione di semi, poi chi li vorrà li regalerò. Ecco, questo è tutto. Famiglia di 4 persone. Potrei forse aver esagerato quei pomodori, ma in linea di massima, dovendo far conserva, l'anno scorso con una fila in meno siamo arrivati fino a febbraio come quantità di conserva prodotta, quindi quest'anno ho aumentato un po' col pensiero di dover arrivare fino all'anno prossimo, a giugno, se va tutto bene. Ecco, mi soffermo un attimino ancora sulle zucchine. Il problema di quest'anno è che molte sono così, sono gialle, non hanno allegato, quindi queste semplicemente, poi toglierò bene col coltello, le tolgo e do più linfa alla pianta sulle altre zucchine, quelle buone.
ho fatto un trattamento per gli afidi con il macerato dei pomodori e ripeterò, come vi dicevo, il trattamento con acqua aceto in orario serale, mi raccomando, non alla luce del sole perché si bruciano le foglie. Questo è il mio mondo, io quando ho un minuto libero vengo qui, sicuramente chi ha un orto saprà la funzione antistress che regala, tanto lavoro ma molte soddisfazioni. Un'ultima nota sul sistema di irrigazione, ho fatto 3 maxi canali regolati da rubinetti, qui abbiamo le zucchine, qui abbiamo i pomodori e una parte delle orticole e qui abbiamo il resto delle orticole con l'insalata. I pomodori a loro volta, non sempre io li irrigo, li blocco da qui, quindi posso fare tutte le orticole senza dover fare per forza i pomodori. I pomodori adesso ci sono 30-35 gradi, tutti i giorni gli do una ventina di minuti. Tenete conto che queste manichette con la mia pompa erogano circa 2 litri l'ora, quindi io li do ogni giorno tra mezzo litro e tre quarti di litro. E col telo, il telo uno dei difetti che ha è quello di scaldare molto, quindi anche se la terra mi rimane umida, comunque io un po' di acqua gliela do sempre. Ho dato il primo trattamento di pollina autoprodotta alle orticole, tranne che ai peperoni, quindi le melanzane e le zucchine già ne hanno beneficiato. Tra una decina di giorni darò il secondo trattamento, devo darlo su tutte le piante di pomodoro e sui peperoni. Ma mi alternerò tra la pollina autoprodotta e lo stallatico pellettato liquido che vi ho fatto vedere nell'altro video. È tutto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, ci vediamo quanto prima. Se avete voglia di mandarmi qualche foto, qualche video in risposta qui sul vostro orto, almeno mi faccio un'idea di come lavorate anche voi e magari prendo qualche spunto per migliorarmi. Vi lascio con questo splendido panorama, laggiù abbiamo il mare e vi auguro una buona giornata.